Salvini, direzione Longarone, Vajont, siamo qui con un gruppo di parlamentari e siamo pronti. Malgrado questo difetto incredibile di questa montagna che si era rotta e stava minacciando di crollare nel lago, hanno nascosto tutto, sottolineo, hanno nascosto tutto perché dovevano raggiungere l'obiettivo di vendere allo Stato questo impianto come fosse un impianto integro. E uno dei buchi neri del Vajont è quanto hanno pagato questo impianto lo Stato. Ecco. Ed è ancora una cosa che io non ho mai saputo. A proposito di soldi, voglio anche sottolineare qualche altro fatto. È stato accertato che lo Stato, prima di iniziare questo lavori, pagò circa il 50% del valore di tutte le opere a questa società privata SADE. 2 anni e mezzo dopo, a lavori praticamente conclusi, lo Stato si è ricomperato per intero quello che in parte aveva già pagato. Ma non è finito qua il Vajont. Successivamente c'è stato un processo, lo Stato è stato dichiarato corresponsabile di questo disastro ed è intervenuto non per solidarietà ma per obbligo alla cosiddetta ricostruzione, spendendo oltre 2.000 miliardi di lire che noi del territorio non sappiamo dove siano andati. Perché io vorrei mostrarvi la valle del Vajont, che ormai siamo dentro, non è stata messa una pietra sul disastro del Vajont. Dove siano andati i soldi del Vajont è tutto ancora da capire e da vedere. Siamo qui, siamo sulla diga, siamo in un momento intensissimo, ci troviamo veramente nel punto in cui l'acqua sobbalzò, dove la frana cascò appena di là c'è il Monte Toc e di là c'è Longarone. Qui è dove l'acqua è passata, dove è iniziata la sua distruzione e dove dopo qualche trentina di secondi, qualche minuto, piombò su Longarone e provocò i morti. Dall'altra parte un'altra onda proseguì verso Erto e anche lì portò morte e distruzione. È un momento veramente toccante in cui si sente il dolore vero di questo immane disastro. 260 milioni di metri cubi di materiale significa 800 volte il Duomo di Milano, per fare un paragone. E andiamo verso il cimitero di Fortogna. Fortogna si trova 4 km a sud di Longarone. Questo è il cimitero di Fortogna, qui sono seppellite le salme, i morti del Vajont. Possiamo ricordare che la vittima con più anni aveva 93 anni e quella più giovane aveva 21 anni e sono mancati quel giorno, in quella notte, 487 ragazzi fino ai 15 anni e non hanno avuto nessun futuro e tocca a noi poterli ricordare e avere una memoria. Siamo a Longarone, siamo nel centro, qui è arrivata l'acqua, qui ha distrutto tutto quello che c'era. Questa è la chiesa di Longarone, adesso andiamo a visitarla.
voglio sottolineare come il nostro gruppo si è mosso così, insieme ai cittadini che sono qui attorno a noi adesso, e senza nessun auto blu, senza nessuna scorta, senza nessuna forma di privilegio che gli altri cittadini non possono avere. Noi siamo cittadini tra i cittadini. Lo dico anche a me stesso perché non ho visto, e è difficile comunque da spiegare, un'onda che esce da quella valle, si abbatte lì sotto dove c'è il ponte, crea un lago enorme, rimbalza in tre ondate di lava una parte di Codissago, la frazione di là, e poi tutta questa zona qui. Tutto quanto risale lungo la valle del Piave e poi discende lungo il corso del Piave per decine e decine di chilometri. Lui si è salvato e tutta la famiglia, una famiglia tra l'altro che aveva un'attività industriale qui a Longarone, è scomparsa tutta la famiglia. Questa persona poi è finita in un ospedale psichiatrico perché non è più... non si è più recuperata da questo evento, come tante altre persone che tuttora non parlano perché è un dolore ancora eccessivamente grande. C'è chi dice non mi succederà più niente, perché se mi è successo il Vajont, io per la prova, per il calcolo delle probabilità non mi accadrà più nulla, perché è una cosa talmente grande che hanno provato tutto. C'è chi è andato via da Longarone e non vuole ritornarci, e c'è chi invece vive qui e ha estremo bisogno di parlare di Longarone, proprio per uno sfogo interiore. Ringrazio tutti voi per essere qui, ringrazio Sonia, ringrazio Roberto, ringrazio gli informatori della memoria perché veramente ci avete dato la possibilità di conoscere oggi in maniera approfondita quello che è successo. Anch'io, Sonia, sono così, ho avuto un momento di tristezza quando ho capito che né Letta né Napolitano sarebbero venuti. Questo sicuramente mi ha fatto male. Noi ci siamo perché crediamo veramente che sia un momento importante di memoria collettiva. Su quello che io voglio forse aggiungere in più rispetto a quello che sto detto è che oggi abbiamo vissuto questa giornata nel silenzio, e questa secondo me è la cosa più bella che secondo me potremmo fare. Abbiamo vissuto con una riflessione interna di ognuno di noi, secondo me ha avuto il culmine al cimitero di Portogna. Abbiamo visto il silenzio, il rumore dell'acqua che c'era su Indiga. Cioè, penso che sicuramente rimarrà nei nostri occhi il verde del prato, del cimitero, insieme a quelle lapidi bianche. Noi non vogliamo dimenticare perché sono errori che l'uomo ripete, ha ripetuto nel passato e ripeterà nel futuro. Ogni pochi anni cambiano le generazioni e quel dolore vivo della pelle vissuto, sulla pelle viva, come diceva la Tina Merlin, che tra l'altro abitavo vicino a casa mia, di Trichiana come me, sicuramente è un qualcosa che scompare. Ecco, è il nostro dovere, di tutti noi insieme, non di me singolo, delle persone che vivono qui, ma di tutte le persone che vengono anche da posti lontani, va bene, non dimenticare cosa l'uomo ha fatto, cosa l'uomo è capace, e di riuscire ogni giorno a portare avanti con tutta la nostra forza, sia all'interno delle istituzioni che fuori, come normali cittadini, la capacità di non perdere questa memoria. Questo è il nostro compito e che porteremo avanti e che ce la metteremo tutta. Grazie.